Andrea Lucchetta torna sul luogo del delitto, 1990. Cosa successe? Perché molti dei tuoi fans giovani forse non sanno esattamente cosa successe quel giorno. Attenzione, perché nel 1990, 26 anni fa, non c'erano i social network, ora ci sono, e quindi puoi tranquillamente andare a rivedere sui social, perché noi siamo molto social, tutta una serie di attività, di contributi che guarda un po' poi ricordano quei palloni fantastici, ma soprattutto ricordo un'impresa meravigliosa. Qui abbiamo dato un dispiacere ai brasiliani, ma abbiamo fatto godere la comunità degli italiani, perché nel 1990 abbiamo fatto un tour in tutte quante le città italiane, per cui abbiamo toccato con mano la voglia degli italiani all'estero di spingere questa nazionale, e siamo riusciti ad avere questa spinta gravitazionale giocando non solo per chi da casa li stava guardando, ma anche per loro, ed è stato veramente incredibile. Quindi non so assolutamente, Gianluca, come reagirò, perché ho paura a ritornare in quel posto, ho paura di ritrovare quegli acari millenari che sono ancora lì, che probabilmente mi aggrediranno, perché li ho fatti veramente incavolare un bel po'. La semifinale col Brasile 3-2, incredibile, e poi la vittoria con Cuba, che era la squadra che quell'anno aveva sempre battuto, gli aveva sempre battuto. Mi hanno chiesto che Olimpiade sarà. Sarà un'Olimpiade del colore, della gioia, della festa, la voglia comunque di essere presenti, di spingere i propri giocatori. Quindi, per quanto mi riguarda, ritroverò sicuramente questo tipo di emozionalità, perché contro il Brasile c'erano più di 20.000 brasiliani e 150 italiani devastati che comunque tifavano Italia. Siamo riusciti a passare indenni con tutte quelle che poi sono state le interpretazioni dell'ultima palla, quella veloce che ancora lì, che comunque rimbalza come eco all'interno del Maracanã e Gigno. Poi una partita contro Cuba che ha delle radici molto profonde. Abbiamo perso 3-0 con Cuba nel girone eliminatorio, ci hanno massacrato, spappolato, disintegrato, ci hanno messo le mani in faccia, ci hanno urlato, ci hanno ridotto ai minimi termini. Da lì piano piano la voglia di ricompattare quel gruppo, la voglia con il capitano in testa piano piano di entrare dentro quel tunnel per riuscire a vedere la luce. Ti posso garantire che la luce in uscita dal tunnel Maracanãzinho è un qualcosa che ti entra come migliaia di milioni di aghi all'interno della corteccia cerebrale, ti danno quella forza, quell'adrenalina per poter riuscire a vincere. Questo penso che possano sicuramente sentire e ripercorrere i ragazzi di Blenzini. Questo sarà un totem che cercheremo di ovviamente trasmettere, grazie anche al lavoro che stiamo facendo non solo con le telecronache, ma al lavoro di ragazzi appassionati come te, perché Gianluca, un po' di barba bianca, i capelli bianchi, pochi ti sono rimasti, però nei tuoi ricordi rimembri ancora quelle due difese, rimembri ancora il colpo di Lolo Bernardi, rimembri ancora Gardini sul tabellone. Io rimembro comunque quella fantastica notte di Rio de Janeiro 26 anni fa. Non raccontiamo cosa successe da Marius dopo, non lo raccontiamo, però raccontiamo che Andrea Lucchetta prese il premio come MVP di quel mondiale, cosa che non capita spesso per un centrale. No, e poi ti dirò, non c'è neanche eBay per poterla comprare online, tipo come la torcia che te la puoi portare a casa. Al di là di tutto è stata, penso, la consacrazione di un lavoro proprio di traghettamento, di traduzione di un modo che era partito dalla Panini Modena, da dentro Modena, che ha dato la possibilità di dare a tutti quanti i ragazzi creati in laboratorio da Schiba, Pittera e Briani, con un'Olimpiade dell'88 passata a prendere randellate e pallonate in faccia. Quell'88 incredibile, perché forse voi amici non ve lo ricordate, me lo ricordo benissimo, sono stato portato da Pittera ingessato, perché nell'ultima partita contro i francesi mi ruppi il quinto metacarpo e quindi saltai in Olimpiade. Saltare da un'Olimpiade all'altra darà la possibilità proprio di dire: bene, ma se un centrale è stato il migliore giocatore, bene, a maggior ragione vuol dire che dietro è stato premiato il lavoro di coagulazione di un capitano che ha saputo cercare di ritrovare una strada per cercare di compattare un'Italia che ha fatto sognare, quell'Italia che probabilmente dalla storia, come spesso succede, se siamo bravi anche a ricondurla con nuove linee per aggiornarci, per essere sempre in grado di poter essere funzionali alla pallavolo che cambia, regolamenti che cambiano, darà grandi opportunità ai ragazzi di Blenzini di portarci a casa, probabilmente senza toccarci gli attributi, ma con gli attributi in campo, quella medaglia d'oro che tanto manca. Parla spesso di fenomeni come quella generazione, era una generazione che però in palestra si faceva un mazzo così, si può dire. Guarda, dillo forte e chiaro, anche perché generazione di fenomeni è stata veramente battezzata più che altro per ricondurre a un percorso di tanti anni, siamo accomunati al Settebello, al Pallanuoto, e quindi
tanto di questo è stato comunque creato come media ed è molto importante. Dal mio punto di vista ti posso garantire che ribattezzo questa generazione di minatori, gente che aveva voglia di rimanere in palestra, gente che aveva voglia dopo 3 ore di allenamento di poter essere ancora in grado di chiedere un cesto di palloni per provare dei primi tempi, chiedendo al compagno magari di essere nell'uno contro uno a muro, quindi avendo anche la capacità di sistemare immediatamente quelle cose che non andavano bene, trovando la voglia e la forza di stare dentro lo spogliatoio, tenendo dentro lo spogliatoio una serie di problematiche e soprattutto, come spesso dicevo ai ragazzi, da dentro il campo dobbiamo risolvere i problemi, non dobbiamo mai aspettare che l'allenatore fischi e chiami time out, a meno che non ci dia delle indicazioni chiare, certe e funzionali. I problemi dobbiamo risolvere da dentro il campo. Questa è la forza di quel gruppo, un gruppo che comunque spero che possa tramandare quei binari certi su cui poter iniziare, perché no, anche l'alta velocità. Hai parlato della possibile auspicata medaglia della squadra di Blengini, ma degli avversari, chi è un torneo molto indecifrabile, tante squadre molto forti, chi vedi tu in testa? Guarda, indecifrabile perché la parte finale, la coda di questa preparazione è molto concitata e compressa, vista nella Final Six di Cracovia, situazioni mutanti, al di là del successo della Serbia che per pochi punti ha annunciato l'opportunità di giocare una partita di finale, abbiamo visto prestazioni altalenanti con il Brasile sconfitto ovviamente a sorpresa, ci hanno pettinato per l'ennesima volta e questo fa molto bene, anche perché qui dovremmo essere in grado di poter resistere all'onda d'urto nella prima partita del girone proprio con il Brasile. Troveremo gli Stati Uniti che hanno problemi grossissimi di posto 4, quindi problemi anche di formazione da questo punto di vista, però sappiamo bene che gli USA Team, al di là di ultimi mondiali, quando entra in un concetto olimpico, beh, c'è questa spiritualità che fa rendere di più il gruppo. Mi aspetto dai ragazzi di Blengini sicuramente una reazione importante, speriamo di trovare un'identità che è stata poi testata in questi ultimi giorni di allenamento ed è un torneo che ci dà la possibilità di giocare subito al massimo ogni singola partita. Quindi l'avversario più ostico probabilmente in casa sarà il Brasile, però attenzione perché la Francia è la più accreditata, se terrà ovviamente un rendimento costante lì deve essere molto bravo davanti lì a tenere bene le briglie, perché Loran in questi anni ha saputo mollare le briglie ma soprattutto tirarle a quei cavalli di razza per evitare che la pazzia ovviamente porti alla rottura.